a tutti! Oggi nuovo video e si tratta del video sui regali di Natale, quindi volevo consigliarvi un po' di regali che siano sotto i 20 euro. Mi sembrava una tipologia di video abbastanza utile anche perché fare i regali costosi più o meno riesce un po' a tutti, quando si può farli uno li fa, mentre quelli un pochettino più low cost è sempre non un dramma, però un po' più difficile, ma visto il periodo e visto tutto, secondo me anche un regalo low cost, ma fatto col cuore, può essere molto apprezzato e soprattutto molto azzeccato, perché la cosa più difficile è sempre quella. Alcuni prodotti li ho proprio da farvi vedere, altri invece ho semplicemente stilato una lista, infatti ho qui l'iPhone con me, fidatissime note dell'iPhone, e vi metterò eventualmente la foto. Un regalo low cost, secondo me molto azzeccato, potrebbero essere delle calze. Ultimamente vanno tantissimo queste calze molto particolari, tipo queste qui molto natalizie, oppure queste super pelusciose, morbidose. Si trovano facilmente da OVS, per esempio, costano dai 4 euro, anzi dai 2,99 euro ai 5 euro, quindi magari potete prenderne anche un po' di più. E se fosse una persona che magari è appassionata anche di foto, eccetera, sono molto carine anche da indossare e fotografare, quindi secondo me un regalo low cost ma molto carino, soprattutto se guardate da OVS hanno fatto proprio dei pacchettini regalo di calze che sono veramente veramente qualcosa di super carino e che secondo me può essere azzeccatissimo. C'è anche la possibilità di scrivere da chi a chi, sono molto particolari. Fate un giro da OVS perché ci sono tante idee regalo. Altre idee regalo low cost possono essere assolutamente le cover. Io ne ho selezionate due, ma ce ne sono veramente tantissime, dovete valutare in base ai gusti della persona a cui le state regalando. Ho selezionato questa qui della Ops perché a me piace tantissimo anche il modo in cui si presenta nella confezione, che si presta molto bene a diventare un pacchettino regalo. Queste qui però costano 19 euro, quindi sono al limite del budget. E invece se ne volete trovare un pochettino più low cost, a me piacciono molto quelle di Telly Welly che sta proponendo ultimamente. Adesso avevo questa qui perché l'ho presa di recente, però ne hanno tantissime, anche molto cioccolatose, sembrano dei coni gelato che si squagliano. Sono una cosa carina ma non impegnativa. Queste qui di Telly per esempio costano 6,95 euro, quindi assolutamente un regalo fattibile ma che sicuramente la persona che lo riceve può utilizzare. So che le fanno sia per l'iPhone 4 che per il 5, non ho idea se ci siano cover per il Galaxy, anche perché io non conosco nessuno che ha il Galaxy e quindi non ho mai fatto caso a queste cose. Un'altra idea molto carina, se vi va di spendere appunto intorno proprio ai 20 euro, sono i cofanetti con i DVD, tipo quelli di ogni stagione, non so, per dire Vampire Diaries la prima stagione, Vampire Diaries la quarta stagione, ecco, regalare tutte le stagioni diventa un po' caro, però ognuno poi, se volete stare nei 20 euro, ho controllato che si trovano proprio questi cofanetti di DVD a 19,90 euro e secondo me, se sapete che è una persona appassionata di queste cose, non può che essere un regalo super gradito, anche perché è vero che si possono guardare in streaming tutte le volte che si vuole, però avere lì il DVD, poter mandare avanti, avere magari qualche contenuto inedito è sempre una cosa carina. E ormai lo fanno di tantissime serie TV, non solo Vampire Diaries, adesso me ne è venuto uno a caso. Un'altra bellissima idea regalo, se conoscete qualcuno che è appassionato di unghie e di nail art, secondo me è questo set della Pupa. Questo qui è della collezione Snow Queen e si chiama Frozen Crystal Lasting Color Smalto Brillante. Praticamente all'interno di questa confezione trovate lo smaltino bianco perlato che è stupendo anche da solo, ve lo assicuro, e trovate anche la boccettina con dentro tutti i microcristalli che appunto vanno sparsi direttamente sullo smalto e poi si attaccano e vanno a creare questo effetto gioco di luce come il sole quando è appena nevicato, che crea questi giochi di luce molto molto particolari. È una cosa molto carina, molto natalizia secondo me e molto adatta proprio in generale all'inverno, anche per creare un accent manicure. Qui il prezzo consigliato è di 14 euro, ma credo che nei vari acqua e sapone e negozi simili si trovi anche a molto meno. Sotto i 10 euro un regalo che vi consiglio è questa palettina di Essence, ve l'ho mostrata infinite volte, quindi non mi soffermo più di tanto.
Comunque è la palette per disegnare le sopracciglia, che però va benissimo anche per creare qualsiasi look occhi. Oltretutto all'interno ha i pennellini, sia quello per diciamo applicare l'ombretto che quello per quello angolato per disegnare le sopracciglia, e in più c'è una mini pinzetta. Quindi secondo me questa qui è un'idea regalo fantastica, costa 8 euro, riuscite a fare un pacchettino veramente carino e oltretutto se la trovate credo che il regalo abbia ancora più valore, perché in tantissime mi state dicendo che non riuscite a reperirla. Da Carrefour ho visto una cosa molto carina che secondo me potrebbe essere un'idea regalo per tutte le amanti dei dolci o comunque come me delle cose un po' golose, ed è il set per fare la fonduta di cioccolato. È un piattino piccolino, è simile al bruciatart, ecco, e lo trovate in vari colori, in varie forme, è molto shabby, molto dolcioso come set, però può essere una cosa molto carina perché appunto si va a fondere il cioccolato sopra e poi ci si può infilare dentro la frutta come le banane, le fragole e mangiare in compagnia. È un regalo carino, costa 10 euro e oltretutto quando si fanno questi regali, secondo me che sono un po' per la casa, è importante regalare qualcosa che non debba essere per forza esposto, quindi una cosa del genere, anche se magari la persona che la riceve non è poi particolarmente contenta di esporla, non ha necessità di farlo, può metterla via e magari quando andate a trovarla potete mangiarlo tutti insieme. Io non amo mai regalare accessori tipo statuine, cose del genere, a meno che non si tratti di persone che conosco benissimo, perché se poi si sentono obbligati a doverle tenere in esposizione quando vado io, non è una cosa che non mi piace, perché non vorrei che accadesse a me. Infatti vi consiglio, se volete regalare qualcosa per la casa, di orientarvi sulle candele. Ce ne sono tantissime in commercio. Io sceglierei come regalo il bruciatart, quindi questo qui della Yankee Candle, e eventualmente un paio di tart, perché già il bruciatart costa sui 10 euro, le tart si aggirano tra i 2,90 euro, 2,50 euro quando vi va bene, quindi magari potete regalare un bruciatart e semplicemente un paio di tart. Se sapete già i gusti, meglio ancora, se non li sapete non lo so, magari scegliete qualcosa ambiente o comunque fiori che sono, diciamo, i gusti più standard. Vi avevo anche fatto il video sulla mia collezione di tarte, quindi se volete prendere spunto ve lo lascio poi nell'info box. Sono molto belle anche le candele di IKEA, ultimamente ne sta facendo di carinissime, il prezzo varia dai 3 ai 4 euro, quindi ve le straconsiglio. Queste ad esempio che hanno questa jar sono carinissime, non sono tanto profumate, però appunto come candela d'arredo o come candela da bruciare puoi riutilizzare questa confezione, secondo me è carinissima. Ma anche queste qua che vi avevo mostrato nel video haul, fatte simil maglioncino, sono stupende e non costano tanto, quindi guardate anche da IKEA. Quanto riguarda il make up, una cosa che volevo segnalarvi è il set di smalti della Kiko, quindi quello della collezione Hot Punk, che ha dentro tanti smalti e costa 19,90 euro, quindi secondo me un ottimo rapporto qualità prezzo. Io non ce l'ho, ma sotto sotto sto sperando di riceverlo a Natale, non lo so, vabbè, questo era una piccola parentesi. Quindi anche da Kiko controllate, perché ci sono tantissime cose carine, anche i set per le labbra, quindi quello matita labbra più rossetto, sono vantaggiosissimi perché non costano tanto e sono un prodotto che se regalate a un'appassionata di make up piacerà sicuramente, perché sono entrambi, sia la matita che il rossetto, dei prodotti validissimi. Bene, ho parlato talmente tanto che sono riuscita a scaricare la batteria, quindi vado velocissima. Ultimo negozio dove vi consiglio di guardare per i regali è Bijou Brigitte, perché hanno delle collane stupende e fanno proprio dei pacchetti regalo che sono carinissimi. Ad esempio io ho ricevuto questa, ma ne ho ricevute tante all'incontro di Milano, e il pacchettino in cui me le hanno regalate le ragazze è veramente bello, quindi secondo me fa proprio una bella figura. O al contrario, se volete anche da OVS, nello stand di Miki London trovate delle collane bellissime tipo questa, ma me ne avete viste addosso infinite, e anche in questo caso se selezionate sul prezzo partono dai 10 ai 20 euro, ecco, non starei su quelle da 25
che non compro mai neanche io perché ritengo che veramente sia un prezzo spropositato. Spero di non essermi dimenticata nulla perché sono andata un po' veloce da quando ho visto che la videocamera si sta scaricando. Comunque cercherò poi di fare altri video di questo genere di qui a Natale, magari anche di regali dell'ultimo minuto. E non so, magari fatemelo sapere con un commento qui sotto se può interessarvi qualche altro video simile o su un argomento specifico, così cerco di realizzarlo prima di Natale. Spero in ogni caso di avervi dato qualche spunto e di esservi stata utile. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!